Era importante internet, il ruolo di internet, perché le grandi associazioni di donne, ad esempio nei paesi islamici, riescono ad organizzarsi, quindi riescono anche a lavorare benissimo con le associazioni italiane, europee, americane, proprio attraverso internet. E tu dicevi che non è demonia, eppure pensa che in Egitto Facebook è stato vietato perché avevano scoperto che molte donne tradivano i mariti attraverso Facebook, no? Per cui la volevano chiudere, l'hanno chiuso per un po', poi le donne si sono ribellate e quindi l'hanno riaperto, l'hanno reso accessibile a tutti gli altri. Poi tante cose cambia la poligamia, ad esempio, no? La poligamia perché è cambiata? Perché non c'è più questo rapporto di sentimentale che aveva così fra l'uomo e le sue mogli, perché la poligamia costa, per cui gli uomini non possono più mantenere più donne e quindi anche la poligamia è andata a decadere. Cioè, il mondo che si evolve è anche un mondo reale, cioè, ci sono soldi per avere quattro mogli, te ne basta una ed è sufficiente. Cioè, via via accadono delle cose forzatamente, economicamente, socialmente, che costringono a rivedere alcune cose di questi paesi già proprio nella loro stessa natura. Il caso di Sakineh, ad esempio, sta facendo fare un passo indietro all'Iran, perché in qualche modo sta rivedendo l'applicazione della lapidazione, perché le pressioni del mondo sono state molto forti su questo caso, per cui impiccherà lo stesso, perché poi alla fine impicca e cambia molto, però comunque almeno un passo indietro, un piccolo passo indietro è stato fatto. E poi sui cittadini e sui giovani, è molto importante che i giovani invece si riconoscano in questo concetto dell'Islam, perché quando vi passa una ragazza vicino velata, il primo approccio è quello è normale, insomma, di non capire la diversità, di dire: ma scusa, sei un paese occidentale, puoi stare qua, fare quello che ti pare e ti vedi. Allora questa è una forma di identità in modo uguale all'identità di cui facevamo riferimento prima. Cioè, lei, le donne, le ragazze che sono osservanti, sono ragazze che hanno il velo. È così, non è che ci dà fastidio, no? Hanno il velo perché comunque loro rispettano la religione. Uno di questi dettati della religione è proprio di coprirsi i capelli per non farli vedere al mondo, cioè perché è una forma Sì, di seduzione, ma più con strumento sì, di seduzione è anche un modo di vivere la propria individualità un po' più modestamente, cioè la modestia è proprio la chiave di tutto nella religione islamica. Io credo e sono modesta, cioè non mi propongo più di quella, in maniera più forte di quella che sono. Però le ragazze, ad esempio, occidentali, cioè le ragazze che vivono islamiche, che vivono nell'Europa, sono ragazze molto moderne, per cui al posto del velo nero queste usano il velo di Hermès piuttosto che di Chanel, abbinato a una donna che so di Missoni, che ha i soldi, altrimenti vanno da H&M e si fanno un abbigliamento su misura, cioè comprano i leggings, si mettono un vestito come il mio sopra i pantaloni, prendono un velo appropriato rosso, moltissimi braccialetti e vanno in giro per la strada con una bella borsa. Qual è la differenza? Voi dite la moda? No, la moda è appena un altro strumento fortissimo di identità. Se io passo vicino a una donna vestita di nero, la ragazza vestita di nero, la mia reazione è una reazione non dico di paura, perché forse insomma neanche no, ma sicuramente di diffidenza, cioè non riesco ad immaginare una donna tutta vestita di nero che mi passa vicino. Una donna vestita di arancione, con la borsa arancione, con il suo velo esattamente come l'altra, mi fa un effetto differente, mi restituisce un fondo di civetteria ma non di seduzione. Cioè lei è islamicamente corretta, quindi è conforme alla sua religione, ma è perfettamente integrata. Anche questo è un termine che non mi piace molto, però comunque per farvi capire, integrata nel nostro modo di essere.
E si sposta l'attenzione, ovviamente, no? Si sposta dal velo, che diventa sempre il soggetto principale di tutte le nostre discussioni, alla persona. Cioè, queste sono persone. Una donna mi disse una volta una presentazione, che è una cosa verissima, riguardo al fatto che tanti immigrati poi sono venuti qua con le loro culture, con le loro storie. E mi diceva una, lei faceva la contadina, e nella sua saggezza mi disse: ci aspettavamo tracce, sono arrivate persone. Sono arrivate persone, e quelle persone arrivano con le loro realtà. Ora, ci sono momenti in cui dobbiamo cioè capire che anche una ragazza velata, una donna velata, non deve costituire il grande dramma. Cosa diversa il burka, quindi anche in Francia ha fatto bene vent'anni e tutto, però non è un dramma, è un'identità uguale all'identità di una persona, di una ragazza moderna che è in Iran, invece il velo non lo vuole portare perché non è credente, se ne frega del Corano, e che però è costretta a metterlo in un'altra accezione, quindi la sua identità è un'identità più moderna, la ragazza islamica in Occidente, che lo usa, è una parte, magari va a fare i conti, ma tranquillamente. Ecco perché è un libro che è un po' viaggia su due piani, perché la moda, paradossalmente, forse per la prima volta, ma non so neanche, dà alle persone la possibilità di esprimere la propria identità. Ma poi adesso va fatto con Sartre, vi ricordate l'esistenzialismo di Sartre, la moda dell'esistenzialismo ha lanciato Sartre, così come la moda delle Claudine ha lanciato Colette. Cioè, in qualche modo moda e cultura si sono sempre in rivolgono, no? Con i propri abiti, ha sempre in qualche modo lavorato abbastanza vicino, ma in questo caso ha fatto dei veri e propri miracoli. Cristina, devi fuggire verso i tuoi impegni. Grazie ancora a tutti, vi auguro una buona lettura e grazie Patrizia per questo lavoro. Grazie Buonasera Cristina. a tutti. Ciao. Buon lavoro, mi raccomando, Firenze.